La bomba di Maradona è una sorta, credo, di noir. Che specificità esiste nell'un campo e nell'altro? C'è una sorta di correlazione o non c'è nessun tipo di legame? Parlo della scrittura, in senso lato. Allora, la scrittura teatrale, hai detto bene, impervia e sdrucciolevole, perché purtroppo richiede la presenza di un altro personaggio fondamentale con il quale non puoi lavorare prima di andare in scena, che è il pubblico. Ci lavori mentre vai in scena, per cui secondo me la scrittura teatrale cambia e dovrebbe cambiare sempre, ogni qualvolta vai davanti a un pubblico. Noi siamo abituati ad interpretare anche dei classici della commedia, ma quei classici non teniamo conto che sono stati lavorati in questo modo dagli autori che li hanno scritti nell'epoca in cui li hanno rappresentati, cioè tutte le commedie di Molière andavano in scena e venivano trasformate con l'apporto del pubblico, perché all'epoca era normale che l'autore, nel caso di Molière era anche attore, fosse in scena con la compagnia per poter accompagnare appunto questo viaggio nella scrittura così variabile. Io almeno così faccio e sinceramente mi trovo bene. Il pubblico mi suggerisce gli errori, mi risegnala gli errori e mi suggerisce delle strade nuove, per cui io scrivo e riscrivo anche grazie a questo. Per quanto riguarda la scrittura del romanzo, è una cosa molto diversa, per esperienza provata, molto diversa dallo scrivere una commedia, perché tu nel romanzo scrivi, poi magari...